Uè, zozzi, siete su Barbaroff, avete visto che cosa sta succedendo? Tutti quanti si sono indignati, pure voi però, ve la prendete un pochino troppo, amici napoletani. Ma a che cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo all'articolo di The Sun che ha fatto una classifica delle città più pericolose da visitare al mondo e tra queste città c'è niente poco di meno che Caracas. Caracas è pericolosa. E poi vicino a Caracas c'è anche Napoli! E sì, avete capito bene, Caracas ha lo stesso livello di Napoli, a livello di pericolosità, ma pericolosa anche come Kiev, pericolosa anche come Raqqa, cioè dei posti allucinanti e nel mezzo di tutto questo The Sun ci mette anche Napoli in mezzo. Mo'! Vi ho detto, amici napoletani, non ve la prendete, perché su internet, in giro, nei social media, in radio, in televisione, ci sono proprio ondate di napoletani incazzati. Secondo me, giustamente, che dicono, questi maledetti, sono proprio dei ciacciacconi ad aver scritto questa roba. Forse non hanno tutti i torti, nella misura in cui pochi sanno che The Sun fa parte di un genere giornalistico che si chiama red top in inglese. Red top, cioè la parte superiore rossa. Perché? Ma perché tutti i giornali tabloid, o almeno la maggior parte dei giornali tabloid, di notiziette un pochetto così, hanno la parte superiore del giornale in rosso. Quindi, insomma, sto The Sun non è un giornalone, è un giornalino, è un tabloid, è un giornaletto un pochino così. È un giornaletto i cui articoli sono pieni di boutade, di garçonnerie, di cazzate, insomma. Quindi mettiamola così, cari amici napoletani, forse non c'è tanto da prendersela in sé per il fatto che la stampa inglese, l'onorabile stampa di Sua Maestà la Regina Elisabetta ha scritto queste cose riguardo Napoli. Teniamo conto che è un giornaletto tabloid, però c'è da sottolineare che è un'affermazione fatta con molta, molta, molta leggerezza per quanto mi riguarda. E il sindaco di Napoli, De Magistris, si è espresso al riguardo. Ha detto per l'appunto che questo articolo è molto leggero e su questo non posso che essere d'accordo con lui. E voi che cosa ne pensate? Io penso che non c'è motivo per cui... Aspetta un attimo. E sì, perché The Sun appartiene a Rupert Murdoch. Rupert Murdoch che è anche a capo di Sky. Sky, quella che guardate in TV, quella Sky lì. Qual è l'interesse di far passare Napoli come una città pericolosa? Ma certo, Rupert Murdoch voleva promuovere una serie televisiva di Sky ambientata a Napoli. Gomorra! È tutto quanto un complotto! È stato fatto semplicemente per aumentare le vendite di Gomorra, per cercare di promuovere la propria serie televisiva! Non credo. Però sarebbe buffissimo se fosse veramente così. A proposito di Gomorra e di camorra e di pericolosità, parliamo adesso di Totò Riina, perché il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta da parte dei legali di Riina di essere spostato agli arresti domiciliari per motivi di salute. Quindi, secondo i giudici, Riina deve restare dove sta. Ma i legali di Riina non ci stanno e sottolineano che questa è un'ordinanza ampiamente ricorribile, e qua sto citando, ampiamente ricorribile, e che quindi faranno ricorso. Vediamo come andrà a finire questa storia. Effettivamente, forse per l'incolumità di Riina stesso e per l'incolumità probabilmente anche di altri, è bene che Riina resti dov'è. Ma staremo a vedere, questa è sicuramente una questione molto interessante. Abbandoniamo però i lidi europei, i lidi della Gran Bretagna, dell'Italia, di Napoli, del Tribunale di Bologna e andiamo in Arabia Saudita, perché è successo qualcosa di particolarmente interessante. Vi parlo di Qulod, che non è una parolaccia. Qulod è lo pseudonimo, che non è una parolaccia, vuol dire nickname, di una ragazza che avrebbe fatto una cosa orribile. Certe volte io mi domando veramente fin dove arriverà
la cattiveria umana, la sconsideratezza umana, disgustosa, disgustosa, da condannare. È andata in giro con la t-shirt e la minigonna o i pantaloncini corti, insomma con le cosce a fora, cosa che non si può fare in Arabia Saudita, lo so, e... particolarmente scioccante, però quello che è successo è che c'è il video di questa culod che camminava in una località presso la capitale, una delle zone più conservatrici del regno saudita, e questo video è stato caricato su Snapchat e nel giro di poco tempo è stato diffuso su tanti social network, Facebook, Twitter, YouTube e così via. Mo! La polizia locale ha arrestato questa culod, l'ha messa sotto torchio, la quale ha confessato di essere stata in quelle località in presenza del proprio tutore. Perché in Arabia Saudita qualsiasi donna deve girare fino alla fine dei suoi giorni, per tutti i giorni che il Padre Eterno le manda sulla terra, con un tutore. Questo tutore è o... assegnato in modo legale, quindi con una firma, con un'autorizzazione statale, oppure deve essere un parente stretto, prevalentemente il fratello, il marito, oppure il padre, insomma, parente stretto. E Culod però smentisce di aver caricato sui social media queste immagini che potete vedere, e del suo destino non si sa ancora niente. È veramente difficile confrontarsi con questo tipo di cultura, o almeno con gli aspetti che più stanno agli antipodi non di quello che siamo, ma di quello che stiamo aspirando a diventare, cioè una società veramente egalitaria. E personalmente, qua ci metto veramente del mio, mi si raggela il sangue ogni volta che sento che una donna viene trattata letteralmente come un bambino per tutta la sua vita, cioè queste donne devono avere il tutore per sempre, devono essere coperte dalla testa ai piedi. È qualcosa di veramente agghiacciante, e sono veramente ansioso di sapere come finisce questa storia. E questo episodio mi ha fatto pensare alla visita di Angela Merkel il 30 aprile 2017, sempre in Arabia Saudita, però Angelona si è rifiutata di coprirsi la testa con un panno, con un velo, così come imponeva la tradizione saudita. E questo è stato veramente un gesto molto forte, molto importante, che mi ha reso orgoglioso di essere europeo, francamente. Ho parlato anche in altri video dell'identità europea che dovrebbe venirsi a creare, un'identità un po' più occidentale, un po' più egalitaria, e quello è stato un gesto che ho veramente, veramente apprezzato. Al contrario, ripenso a un altro episodio, forse particolarmente infelice, che è capitato nel corso di quest'anno nei musei capitolini, precisamente in concomitanza con la visita del presidente iraniano Rouhani. Ebbene, non so se vi ricordate, ma in occasione di questa visita le statue greco-romane che rappresentavano delle forme di nudità scolpite nella pietra sono state coperte con degli scatoloni bianchi, molto belli, molto di design, potevano essere magari una scultura di arte contemporanea, ma non è questo il punto. Questa non è stata un'iniziativa del governo, è stata poi trovata la responsabile e gli hanno fatto una bella tirata di orecchie sonora, è stato lo stesso Renzi che si è mobilitato in prima persona. E vabbè, le cose vanno così, questo è veramente un grattacapo e ci dà molto da riflettere, più che altro sulle politiche di integrazione di persone che vengono da questo retroterra culturale. Noi crediamo in questo. Nintendari, avete visto la novità? Finalmente, finalmente, anche voi potete fare una voice chat ridicola e semplicissima. È uscita l'app della Nintendo Switch per il telefono, un'app che vi permette di fare delle cose bellissime, delle robe assurde. Sentite qua, potete invitare gli amici. Oh, figata. Per alcuni giochi, come per esempio per Splatoon 2, ci sono tutte delle cosine particolari, quindi diciamo che è una app di ampliamento che puoi tenere sul tuo telefono, insomma, bello sul tuo smartphone, tanto tutti hanno lo smartphone, no? È gratis fino al 2018, dopodiché c'è un prezzo da pagare che però, devo essere sincero, è veramente, veramente basso e offre dei bonus particolarmente interessanti che potete vedere nel video approfondimento che ho realizzato veramente una manciata di tempo fa, proprio quando è stato
stato annunciato questo tipo di servizio. La cosa che però non capisco, e potete vedere il video approfondimento per l'appunto, è che la voice chat, veramente, per fare la voice chat nei vostri giochi preferiti dovete utilizzare il telefono esterno con un adattatore, perché sì, ed è una cosa che veramente non capisco. Nintendo Switch, tante scelte probabilmente azzardate che piacciono tanto agli aficionados, che però certe volte veramente mi viene voglia di, con i soldi che avrei comprato la Nintendo Switch, li investo su di un computer che avrei comprato comunque per lavorare, per fare i video, per scrivere la roba Word, e mi ci compro un computer da gaming, e poi tutte queste cose, gli adattatori, i giochi che devo buttare via al cambio generazionale, non sono più un problema. Comunque, c'è la voice chat, spero che siate contenti. Bene zozzi, anche per questa volta è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace. È talmente tanto semplice, è il modo più semplice per farmi capire che mi seguite e per dirmi: ehi, Barbaruffa, continua a fare questi video, perché in fondo me li guardo, perché in fondo me li seguo. Se vi va, lasciate un bel commento qui sotto in cui commentate con me quello di cui ho appena parlato. Se non vi è piaciuto il video, lasciatemi comunque un mi piace, per dispetto alle multinazionali. E vi invito anche a seguirmi sulla pagina Facebook in cui ci sono tutti quanti gli aggiornamenti, sul mio canale Twitter, sul mio canale Telegram e anche su Instagram, perché ci carico un sacco di foto, il più delle volte sceme, di Taiwan, di quello che mangio, di quello che faccio, eccetera, eccetera, eccetera. Siete stati su Barbaruffa, alla prossima!